Beh, in realtà questo video è fuori programma, questo non è un canale prettamente calcistico, però parliamo anche di quello. Iscrivetevi a questo canale se volete, trovate tutto qui sotto, l'iscrizione, campanello, seguitemi su tutti i social, i link sono in descrizione. Oggi ho anche fatto un video, un podcast sulle mie poesie preferite, dato che oggi la giornata mondiale della poesia, ma è anche un maledetto lunedì, se così si può dire. Faccio un video molto breve, volendo, sul mancato rinnovo di Paolo Dybala. Però il mio podcast, il mio video che porto ogni venerdì, è il calcio è una cosa Serie A, e ne approfondisco la storia. C'è anche Spotify, Amazon Music, se mai voleste sentire le mie opinioni sul calcio e sulla Juventus. Ora, molto brevemente, come sono iscritto a vari canali YouTube con persone pro Dybala o contro Dybala, diciamo, nel senso che chi vuole e chi non vuole questo giocatore, come sempre comunque capita, no? Un po' come le varie squadre, le varie idee, diciamo, non squadre, le varie idee che si fanno contrastare, spesso sfociamo in qualche faida. Io personalmente parlando non sono particolarmente pro e né particolarmente contro. Non sto qui a piangere, anche perché le mie uniche lacrime sono state per un calciatore dell'evento sono state versate per un certo Alessandro Del Piero, e da lì non ce ne sono più state. Da lì non c'è da dove non essere più, fondamentalmente. Quindi, e neanche sto quindi a dire abbiamo perso un grande campione, perché in realtà bisogna anche pur sempre ammettere che Paolo Dybala sembra sempre se è stato un po' un eterno incompiuto, che poteva sempre fare di più, ma questo di più non l'ha fatto. Che sia stata colpa tra molte virgolette, no? Più che colpa un limite che non è riuscito a superare né la nostra squadra, o che sia stato appunto l'allenatore, la società e tutto il resto a limitarlo, sono secondo me due cose che magari o esistono separatamente o esistono unite, nel senso che magari una cosa ha compromesso, contaminato l'altra. Quindi può darsi che in un altro contesto forse potrebbe veramente fare di più, io lo auguriamo, anche perché in un certo senso gli vogliamo bene, ha fatto comunque il possibile, sono successe anche varie sfighe, tra cui la malattia del coronavirus, vari infortuni e tutte queste robe qua. E per quanto riguarda il Covid, tra l'altro, siccome io ce l'ho avuto, non voglio certo paragonarmi con un atleta come Paolo Dybala, ma anch'io, magari come lui, a recuperare a livello fisico ci sto mettendo un po'. Infatti non mi sto allenando, quando mi alleno non sento più la stessa intensità di prima, mi sento come se mi fossi indebolito. Tra parentesi, ho anche un po' l'impressione che sia stata anche, non colpa, ma che sia stata anche un po' l'immissione del vaccino, che tra l'altro quando Dybala è stato positivo per la prima, tra l'altro figuriamoci al coronavirus nella sua forma alfa, giusto per sempre comunque fare questo richiamo alla lettera greca, come tutte le variabili che ci hanno dato, sempre comunque ripeto, non mi voglio mica paragonare a Dybala, sono solo un rincoglionito che va a correre e fa i esercizi a casa, quindi non è che assolutamente, però secondo me questo ha un po' influenzato il suo rendimento, quindi non lo so. Niente, che dire. Poi mi dispiace, ma ripeto che non mi metto a piangere, no? Quindi mi sento abbastanza neutrale. Però sono d'accordo con chi dice che hanno fatto una specie di propaganda anti-Dybala, la società ha un po' fatto i suoi giri, i suoi giochettini, cose non molto gradevoli, fondamentalmente, dai, si poteva fare diversamente, non capisco perché, forse perché
effettivamente penso di parlare magari con un po' di gente un po' ignorantona, un po' stupidona, e forse è vero, dato che comunque stiamo parlando dell'Italia, che nel bene e nel male è fatta da diversa gente che pecca molto spesso di ignoranza e di altre cose. Però, ragazzi, io non lo so, voi cosa ne pensate? Personalmente ogni volta che serve un grande, un giocatore di qualità, un grande punto di riferimento, uno che comunque alla maglia ci ha tenuto, c'è sempre il dubbio di chi potrà fare mai, chi potrà avere l'eredità, tra virgolette, no? Un po' come quando se andò via Pogba. E poi fosse il centrocampo piano piano è stato sostituito da gente sempre meno forte, diciamo, sempre meno nel contesto. E a un certo punto uno si domanda, e adesso che succede? Perché se è andato via Higuain, vabbè, adesso in teoria, diciamo, il suo sostituto dovrebbe essere Dusan Vlahovic. Ma prima che arrivasse Dusan Vlahovic c'è stato un anno di vuoto. E Morata e Dybala, anche l'attacco secondo me è un po', probabilmente un po' perso. Quindi la dubbio rimane, fa via Dybala, che ma forse non c'è bisogno di comprare per forza qualcuno, forse possono anche restare in teoria Morata e Morata Kinsey, vabbè, Morata e Vlahovic volendo. Però anche Moise Kean, ma beh, magari come sostituto, dipende di cosa si vuole fare, se lo si fa bene. E ultimamente su queste cose c'è un po' di dubbio. Vabbè, fatemi pensare. Fatemi sapere cosa ne pensate voi di Paolo Di Bala. Siete pro o contro? In ogni caso, io penso che, se ben argomentata, ogni opinione può essere condivisibile e legittima. Però effettivamente andare contro Paolo Dybala così a prescindere penso sia sbagliato. È un indice di persone che magari hanno, boh, non tanta voglia di pensare. Ma non voglio fare il criticone. Vabbè, niente, molto velocemente. Ci vediamo domani, sempre comunque, ricordatelo. Altro podcast della vita vissuta, ma non lo so se faccio un video. L'altra volta ho fatto più di un'ora e mi è sembrato un po' un'ora, più di un'ora di video è un po' una cosa un po' eccessiva, un po'. Vabbè, forse potrei anche fare cose un po' più brevi, ma quello è un altro discorso. Iscrivetevi al canale e bla bla bla. Ciao ciao.